ti voglio chiedere, il sito è molto specifico, parliamo di cinema, eh? Quindi dimmi la scena, il momento in cui hai capito che stavi utilizzando il registro espressivo perfetto per il film, un momento da regista in cui hai proprio detto ok, così è, così è. Poi peraltro nei primissimi giorni di ripresa in cui abbiamo girato la scena di numero 8 che si immagina Las il Vegas. profilo, sì, di Ostia come sarà. Quella mi sembrava bella perché era rispettosa era come essere riusciti a entrare dentro la testa di numero 8. Senza forzare troppo l'artificio cinematografico, quindi senza distrarti. Quello l'ho trovato un bellissimo equilibrio. Senti, a proposito di numero 8, il look bellissimo, c'è un pochino il Woody Harrelson del Fuoco della Vendetta? Che era questo spacciatore che non mi dire, se non l'hai visto, ti verrà un colpo. Mi verrà un Ok. colpo. Barba molto folta, occhi da pazzo che c'ha Alessandro, tatuaggi ovunque, spacciatore di questa zona degli Stati Uniti rurale, considerato un Non l'ho matto visto proprio. e ti dico pure che per arrivare a quel look, come poi raccontava Alessandro in conferenza stampa, abbiamo fatto delle prove, poiché non le potevamo fare su di lui perché è chiaro, gli tagli la barba, se ne riparla fra 6 mesi, abbiamo fatto su delle persone che gli assomigliavano, quindi radendolo in modi diversi per capire se fare invece del tatuaggio, farlo direttamente scolpendogli i capelli. Poi alla fine mi sembrava una cosa troppo complessa e troppo raffinata per lui doverselo rifare tutti i giorni, quindi abbiamo cambiato. È stato un procedimento anche complesso e laborioso, anche capire la quantità dei tatuaggi e come raccontare questa cosa del numero 8, però in modo che cambiando di posizione fosse quasi un infinito. È stato un bel lavoro di ricerca. E mi dici quanto c'è di Carminati in Samurai a livello fisico? Mi è piaciuto tantissimo come giocate con l'impermeabile che diventa un mantello, in due o tre momenti glielo fai aprire, lo inquadri. Raccontami del look Ma di guarda, Claudio che è proprio perfetto proprio. in nessuno dei personaggi di Suburra ci siamo ispirati a personaggi veri. Il personaggio di Samurai, figurati, sono partito dallo spolverino, dall'impermeabile. Quando ci siamo incontrati con Claudio, ho detto: guarda, allora io lo farei molto normale, ma veramente molto normale. Però a un certo punto, quando arrivi, dovrei aprire lo spolverino, tipo i Cavalieri delle Lunghe Ombre, no? Ci si è detto un western. Quindi Walter figurati, Reed. siamo partiti proprio da proprio tutt'altro. Con lui il lavoro era: che cosa ti aspetteresti da un criminale con quella storia? E se però fai un'analisi del personaggio, ti rendi conto che per definizione è un personaggio che deve interagire giornalmente con tutti. E quindi è un personaggio che sicuramente deve cambiare, perché non può parlare allo stesso modo con un cardinale o con un politico o con un coatto di strada. Cioè è uno che deve essere in grado di sincronizzarsi, quindi da un certo punto di vista cercando di annullarsi, al personaggio col quale deve interagire. E quindi quello ci ha portato a farne, come dire, a dargli un look molto neutrale, da invisibile, cioè da una persona che non noti. Ed è anche grande di età. Quindi gli abbiamo messo gli occhiali, gli abbiamo tenuti i capelli bianchi, ci cioè abbiamo fatto un lavoro sul personaggio partendo, diciamo, come si dovrebbe poi sempre fare, dall'esigenza drammaturgica, non dal contrario, cioè quindi da quello che tu ti aspetti. Fantastico. Peraltro è il nero? È il nero dopo tutti questi anni? Perché Ma questo poi, è anche. Vabbè, però per i cinefili è ma se fighissimo ci creare. pensi neanche, perché noi quello, cioè, nel senso, abbiamo preso, trasformato e ucciso. Qui l'abbiamo risorto e vabbè, non faccio spoiler. Quindi, no, penso che sia più interessante, più che la realtà sia interessante di come riesci a ricreare dallo stesso personaggio ogni volta un mito che però è sempre diverso.
Puoi salutare bettaste.it, caro Stefano? Certo che saluto, bettaste.it, vi saluto e andate tutti quanti al cinema a vedervi Suburra. Grazie. Grazie.